Attrezzature ARA. In questo modulo conoscerete i dispositivi che permettono di portare sott'acqua dell'aria da respirare, quelli che rendono il suo utilizzo facile e come utilizzare questi vantaggiosi strumenti. Bombole e rubinetterie. Un passo avanti ed eccovi in acqua, in un ambiente affascinante e misterioso allo stesso tempo, un mondo nuovo e suggestivo che sta per aprirvi le porte. Ma quando ha avuto inizio la subacquea moderna? Questa attività è nata solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando alcuni pionieri produssero le prime attrezzature subacquee per sportivi. All'inizio erano dispositivi ingombranti, pesanti e delicati, ma con il tempo divennero sempre più semplici, confortevoli e affidabili. L'ARA, acronimo di autorespiratore ad aria, è basato sul principio della comprimibilità dei gas. L'aria viene compressa in un contenitore di metallo, la bombola, e con questo trasportata in immersione, nel corso della quale verrà riutilizzata. Per comprimere l'aria all'interno della bombola viene utilizzato un dispositivo che si chiama compressore, in pratica una macchina che spinge l'aria dentro alla bombola. Aumentando la pressione fa diminuire il volume dell'aria, potendo così immagazzinare un grande quantitativo di gas in un recipiente di capacità limitata. Per conoscere il volume di aria disponibile, basta moltiplicare il volume del contenitore, detto capacità, per la pressione alla quale è compresso il gas. Se abbiamo, per esempio, una bombola di capacità 10 litri, nella quale vi sia aria compressa a 200 atmosfere, il volume di aria disponibile, una volta riespanso alla pressione atmosferica, è di 2000 litri. Per indicare che sono litri calcolati alla pressione atmosferica normale, si utilizza il termine normal litri. Le bombole sono realizzate con diversi materiali: acciaio, lega di alluminio e compositi. Ne esistono di varie capacità. Le più comuni sono da 10, 12 e 15 litri. Su tutte le bombole sono stampigliati dati importanti, quale la pressione massima di esercizio e quella di collaudo. La pressione massima di ricarica è la prima, quella con il valore più basso. Inoltre possono essere riportati altri dati come la capacità, il peso, il gas che possono contenere, eccetera. Una stampigliatura importante è la data del collaudo. Si tratta di un controllo periodico obbligatorio che verifica l'integrità e la sicurezza di utilizzo della bombola. Attualmente in Italia questo controllo deve essere superato la prima volta dopo 4 anni e poi con cadenza biennale. Ogni bombola è munita di una rubinetteria a cui collegare un dispositivo, detto erogatore, che riduce la pressione dell'aria fino al valore di quella ambiente. La tenuta fra rubinetteria e bombola è garantita da una guarnizione sintetica ad anello, detta O-ring. Le rubinetterie possono essere monoattacco oppure biattacco, che offre la possibilità di utilizzare due erogatori separati. Anche la tenuta fra rubinetteria ed erogatore è garantita da un O-ring. La bombola non deve mai essere lasciata in verticale, in quanto potrebbe cadere, procurando lesioni a qualche persona o danneggiandosi nell'impatto. Appena possibile, provvedete quindi a coricarla sul fianco, assicurandovi che non si possa muovere e rotolare accidentalmente. L'erogatore. La bombola ci permette di portare una riserva d'aria sott'acqua, ma come possiamo sfruttarla efficacemente? Per poter respirare sott'acqua vi occorre un erogatore a richiesta, che permette di prelevare dalla bombola aria a pressione ambiente quando ne avete bisogno, semplicemente inspirando. Gli erogatori moderni sono bistadio, cioè formati da due corpi distinti, detti stadi, collegati fra loro da un tubo, definito frusta. Erogano aria a pressione ambiente qualunque sia la profondità e la pressione nella bombola, purché essa ne contenga ancora. Il primo stadio riduce la pressione delle bombole fino ad un valore chiamato pressione di frusta, più basso di quello all'interno della bombola, ma più alto di quello dell'ambiente.
Il primo stadio si connette alla rubinetteria della bombola. A seconda dei modelli, il collegamento può essere del tipo INT, un sistema di attacco rapido con una staffa e una vite di bloccaggio, oppure DIN, in cui il primo stadio viene direttamente avvitato sulla rubinetteria. Il secondo stadio è la parte che si mette in bocca e riduce ulteriormente la pressione dal valore di frusta a quello dell'ambiente. Grazie all'erogatore, respirare sott'acqua richiede in pratica lo stesso sforzo che si fa respirando normalmente in aria. Il secondo stadio è composto da un corpo che contiene tutto il dispositivo meccanico, un boccaglio in gomma morbida, la parte che si mette in bocca, un baffo che convoglia lateralmente le bolle di scarico emesse in fase di espirazione e un pulsante di comando erogazione, premendo il quale si ottiene manualmente l'erogazione dell'aria. L'erogatore è un meccanismo delicato, deve essere risciacquato dopo ogni immersione, quando è ancora collegato alla bombola o dopo aver chiuso l'ingresso dell'aria con l'apposito tappo ermetico di protezione. Durante il risciacquo non bisogna mai premere il pulsante di comando erogazione per non far entrare acqua all'interno dell'erogatore. Anche se sembra funzionare correttamente, l'erogatore deve essere sottoposto a un'ispezione annuale da parte di un tecnico specializzato per sostituire le parti di usura. Solo in questo modo il vostro erogatore sarà sempre affidabile. Il giubbetto equilibratore. Grazie alle attrezzature, sott'acqua potrete ottenere in ogni situazione una condizione di galleggiabilità neutra che vi permetterà di restare sospesi a mezz'acqua senza alcuno sforzo. Il dispositivo che vi aiuta a raggiungere questo obiettivo è il giubbetto equilibratore, in grado di aumentare il volume del subacqueo per contrastare l'effetto della zavorra e compensare la diminuzione di spessore della muta in profondità. Il giubbetto equilibratore è costituito da un sacco gonfiabile, da un'imbracatura che lo collega al corpo e da un sistema di fissaggio alla bombola. Il sistema di chiusura dell'imbracatura è realizzato con dispositivi ad aggancio rapido per facilitare le manovre di vestizione e di regolazione. Per il fissaggio alla bombola si utilizzano dei sistemi con chiusura a leva che garantiscono una maggiore tenuta. È bene comunque verificare ogni volta la tenuta del sistema di fissaggio alla bombola. Il giubbetto dispone di un gruppo comandi collegabile tramite un innesto rapido ad una frusta connessa al primo stadio dell'erogatore. Esistono diversi tipi di gruppi comandi, ma tutti presentano un pulsante di gonfiaggio e uno di sgonfiaggio. Inoltre, devono essere azionabili con una sola mano. In alcuni modelli di giubbetto, i gruppi comandi sono posizionati al termine di un tubo corrugato, in altri sono fissi sul sacco in posizione facilmente raggiungibile. Quando utilizzate il gruppo comando sul tubo corrugato, dovete ricordare che per scaricare l'aria il gruppo deve trovarsi sempre più in alto del sacco, altrimenti sarebbe come tentare di riempire una bottiglia tenendola a testa in giù. Tutti i giubbetti hanno anche un sistema di gonfiaggio di emergenza a bocca. Devono infine essere presenti delle valvole di sovrappressione che si aprono automaticamente se la pressione all'interno del giubbetto diventa troppo elevata, onde evitare danneggiamenti al sacco. Spesso queste valvole sono comandabili anche manualmente, svolgendo quindi l'ulteriore funzione di valvole di scarico rapido. Le uniche caratteristiche importanti di un giubbetto sono che il sacco sia sufficientemente grande, almeno 12-15 litri, e che sia adatto alla vostra conformazione corporea. Cioè, una volta indossato non si deve muovere, soprattutto se sottoposto ad una trazione verso l'alto. Inoltre non deve dare un senso di oppressione al torace quando il sacco è completamente gonfio. Il giubbetto va risciacquato dopo ogni immersione e fatto asciugare all'ombra, come per le attrezzature già viste. Ma è anche importante far uscire l'acqua salata penetrata all'interno del sacco, risciacquandolo bene con acqua dolce. La variazione della galleggiabilità. Grazie al giubbetto potete regolare la galleggiabilità durante l'immersione.
In superficie mantenete il giubbetto ben gonfio per sostenervi con il viso il più in alto possibile. Per iniziare la discesa dovete sgonfiare il giubbetto ed espirare aria dai polmoni. La quantità di zavorra indossata deve essere sufficiente a farvi scendere molto lentamente verso il basso. Il giubbetto equilibratore serve per compensare la variazione di galleggiabilità dovuta all'aumento di pressione in profondità. Man mano che scendete, infatti, i volumi della muta e dell'aria nel giubbetto diminuiscono, rendendo negativa la vostra galleggiabilità. Per contrastare questa situazione basta gonfiare a piccoli colpi il giubbetto. In fase di risalita il fenomeno sarà inverso, per cui dovrete sgonfiare il giubbetto man mano che risalite, in modo da poter controllare la velocità di risalita. Non gonfiate il giubbetto per salire, perché assumereste una velocità eccessiva e fareste, come si dice in gergo, una pallonata. La pratica e l'esperienza vi porteranno a librarvi in immersione con sensazioni simili a quelle che potreste provare volando in aria. Nel prossimo modulo apprenderete la corretta tecnica di respirazione in immersione. Scoprirete come misurare l'autonomia residua concessa dalla bombola e imparerete cosa fare nel caso vi troviate senza più aria da respirare. A presto!